Puoi ricominciare da capo ad uscire la sera. Un emozionante viaggio musicale di oltre 2 ore per raccontare 25 anni di storia della musica fatta da un grande cantautore capace di toccare nel profondo le corde dell'anima. Niccolò Fabi, in una gremita arena di Verona, ha portato in scena uno spettacolo unico e per lui inconsueto. Sempre per un desiderio quasi masochistico di complicarmi la vita, perché le cose uniche a me non sono congeniali. Io preferisco la tournée come approccio musicale, mi piace andare in giro per l'Italia, per l'Europa, lavorare sulla scaletta gradualmente in modo da migliorarla piano piano, per questo non ho mai fatto eventi unici. Però proprio perché non l'avevo mai fatti, allora ho detto mettiamoci alla prova su una cosa nuova. Un concerto intimo e poetico, diviso in 2 parti distinte, la prima in acustico con un sound rarefatto, la seconda con l'orchestra e nuovi arrangiamenti, rivolta al futuro. Il mio pensiero oggi è che la mia carriera adesso assomiglia molto di più ai 10 anni precedenti all'inizio della mia carriera pubblica, cioè a quei 10 anni in cui io scrivevo canzoni o suonavo nei locali e non avevo nessun tipo di pensiero professionale rispetto alle aspettative del mercato, perché era l'esperienza privata di un giovane aspirante musicista. Ecco, adesso mi sembra che dopo un po' di uragano e scompiglio mediatico da successo televisivo, eccetera, mi sembra di aver fatto ritornare il mio modo di fare musica a quel tipo di libertà e anche ingenuità forse che avevo prima. In Arena ha presentato 2 nuovi brani, Andare Oltre e Di Aratro e Di Arena, che saranno contenuti in Meno per Meno, un viaggio sonoro tra passato e presente, in uscita il 2 dicembre. Niccolò Fabi, ad aprile 2023, tornerà in tour nei principali teatri italiani per la prima volta insieme all'orchestra. La mia condanna, lo sai, andare oltre, andare oltre, andare oltre. Andare oltre, andare oltre.